Buongiorno! Il pranzo della domenica di oggi, speciale Pasqua, prevede 11 panata, 223 bocconi di pane ripieno, 278 manicaretto di piccioni, 675 zuppa inglese. 11 panata. Questa minestra con cui si solennizza in Romagna la Pasqua d'uovo, eccola chiamata tridura, parola della quale si è perduto in Toscana il significato, ma che era in uso al principio del secolo XIV, come apparisce da un'antica pergamena in cui si accenna a una funzione di riconoscimento di patronato, che consisteva nell'inviare ogni anno alla casa dei frati di Settimo, posta in Cafaggiolo, Firenze, un catino nuovo di legno pieno di tridura e sopra al medesimo alcune verghe di legno per sostenere 10 libbre di carne di porco guarnita dall'oro. Tutto si invecchia e si trasforma nel mondo, anche le lingue e le parole, non però gli elementi di cui le cose si compongono, i quali, per questa minestra, sono pane del giorno avanti, grattato, non pestato, grammi 130, uova numero 4, cacio parmigiano, grammi 50, odore di noce moscata, sale un pizzico. Prendete una cazzaruola larga e formate in essa un composto non tanto sodo con gli ingredienti suddetti, aggiungendo del pan grattato se occorre. Stemperatelo con brodo caldo, ma non bollente, e lasciatene addietro alquanto per aggiungerlo dopo. Cuocetelo con brace all'ingiro, poco punto fuoco sotto, e con un mestolo, mentre entra in bollore, cercate di radunarlo nel mezzo, scostandolo dalle pareti del vaso senza scomporlo. Quando lo vedrete assodato, versatelo nella zuppiera e servitelo. Questa dose può bastare per 6 persone. Se la panata è venuta bene, la vedrete tutta in grappoli, col suo brodo chiaro all'intorno. Piacendovi mista con erbe o con piselli, cuocerete queste cose a parte e le mescolerete nel composto prima di scioglierlo col brodo. 223 bocconi di pane ripieni. Se scrivessi in francese, seguendo lo stile ampolloso di quella lingua, potrei chiamare questi bocconi bouchées de dame. E allora forse avrebbero maggior pregio che col loro modesto nome. Prendete un fegatino o due di pollo, qualche animella e, se lo avete, un ventriglio di pollo di tacchino, che non guastano. Ma questi ultimi, che sono duri, lessateli prima a metà e levatene il tenerume. Tritate il tutto con la lunetta e mettetelo al fuoco con un battutino di cipolla, prosciutto, un pezzetto di burro e conditelo con poco sale, pepe e odore di noce moscata o di spezie. Quando comincia a grillettare, versate un cucchiaino scarso di farina, mescolate perché si incorpori, e poi bagnatelo con sugo di carne o col brodo. Fate bollire e quindi versateci dentro, a poco per volta, un uovo frullato e, rimestando sempre, lasciate che il composto assodi. Ritiratelo dal fuoco, aggiungete un pizzico di parmigiano e versatelo in un piatto. Ora prendete una pagnotta di pane raffermo, tagliatela a fette grosse un centimetro scarso, levatene la corteccia e fatene dei dadi larghi come un pezzo da 10 centesimi o poco più. Mettete abbondantemente il composto sopra i medesimi da una sola parte e questa, mezz'ora prima di friggere, infarinatela e distendete i pezzetti di pane sopra un vassoio. Versate loro sopra dell'uovo frullato in abbondanza, onde il pane si inzuppi e il composto resti coperto e ben dorato. Gettateli in padella dalla parte del composto stesso. Vi prevengo che questo fritto fa molta comparita, talché con le rigaglie di pollo e 2 o 3 animelle di agnello potrete ottenere una ventina di bocconi, i quali, misti a un fritto di cervello o dell'altro, piaceranno molto. Si può fare anche a meno delle animelle. L'odore dei tartufi, se li avete, non potrà che far bene.
278, manicaretto di piccioni. Tagliateli a quarti o a pezzi grossi nelle giunture e metteteli al fuoco con una fetta di prosciutto, un pezzetto di burro e un mazzetto guarnito, condendoli con sale e pepe. Quando cominciano ad asciugare, bagnateli con brodo e a mezza cottura, aggiungete le loro rigaglie, delle animelle a pezzi e funghi freschi tagliati a fette, o anche secchi, ma fatti prima rinvenire nell'acqua calda, oppure tartufi. Questi però vanno messi a cottura quasi compiuta. Dopo averli bagnati con del brodo, versateci, se i piccioni sono due, mezzo bicchiere di vino bianco, che avrete prima fatto scemare di metà al fuoco in un vaso a parte. Continuate a farli bollire dolcemente, poi aggiungete altro pezzettino di burro intriso nella farina, oppure farina sola, per legare la salsa e per ultimo, avanti di mandarli in tavola, levate il prosciutto e il mazzetto e strizzate sui piccioni un limone. Le animelle scottatele prima e spellatele se sono di bestia grossa. In questo stesso modo si possono cucinare i pollastri giovani, guarnendoli di rigaglie invece che di animelle. . 675 zuppa inglese. In Toscana, ove per ragioni del clima ed anche perché colà hanno avvezzato così lo stomaco, a tutte le vivande si dà il carattere della leggerezza e l'impronta, dove è possibile, della liquidità, la crema si fa molto sciolta, senza amido né farina, e si usa a servirla nelle tazze da caffè. Fatta in questo modo, riesce, è vero, più delicata, ma non si presta per una zuppa inglese nello stampo e non fa bellezza. Eccovi le dosi della crema pasticcera, così chiamata dai cuochi, per distinguerla da quella fatta senza farina. Latte, decilitri 5, zucchero, grammi 85, farina, o meglio amido in polvere, grammi 40, rossi d'uovo, numero 4, odore di vaniglia. Lavorate prima lo zucchero coi rossi d'uovo, aggiungete la farina e per ultimo il latte, a poco per volta. Potete metterla a fuoco ardente girando il mestolo di continuo, ma quando la vedrete fumare, coprite la brace con una palettata di cenere o ritirate la cazzarola sull'angolo del fornello, se non volete che si formino i bozzoli. Quando si è già ristretta, continuate a tenerla sul fuoco 8 o 10 minuti e poi lasciatela ghiacciare. Prendete una forma scannellata, ungetela bene con burro freddo e cominciate a riempirla nel seguente modo. Se avete una buona conserva di frutta, come sarebbe di albicocche, di pesche o anche di cotogne, gettate questa, per la prima, in fondo alla forma, poi uno strato di crema ed uno di savoiardi intinti in un rosolio bianco. Se, per esempio, le scandellature della forma fossero 18, intingete 9 savoiardi nell'alchermes e 9 nel rosolio bianco. E coi medesimi riempite i vuoti, alternandoli. Versate dell'altra crema e sovrapponete alla medesima degli altri savoiardi intinti nel rosolio e ripetete l'operazione fino a riempirne lo stampo. I savoiardi, badate di non inzupparli troppo nel rosolio perché lo rigetterebbero. Se il liquore fosse troppo dolce, correggetelo col rum o col cognac. Se il tempo avesse indurita la conserva di frutta, della quale in questo dolce si può fare anche a meno, rammorbiditela al fuoco con qualche cucchiaiata d'acqua, ma nello stampo versatela ghiaccia. Questa dose può bastare per 7 o 8 persone. Nell'estate potete tenerla nel ghiaccio e per sformarla immergete per un momento lo stampo nell'acqua calda onde il burro si sciolga. Saranno sufficienti grammi 120 a 130 di savoiardi. Buona domenica e buona Pasqua!